ben sintonizzati sul mio canale. Allora, come promesso, vi ho detto che avrei girato un altro What's in My Bag ed effettivamente sono qui per quello. Sto effettuando un cambio dalla Eddy Coach, ok, alla Martina. Il What's in My Bag verrà fatto appunto con questa borsa che è la Martina. Allora, questa borsa qua al canale per non perdere i video futuri, e supportatemi sempre con un bel like se il video vi è piaciuto. Allora, la borsa in questione è questa, è la Martina, è una borsa di pelle marrone. Tra l'altro quest'anno si usa il marrone, e si usa sia questo tipo di marrone che questo tipo di forma di borsa. È una borsa molto vecchia, che ho usato pochissimo, infatti in alcuni punti ci sono anche delle striature, delle un po' sfrisatina, insomma, però mi piace molto perché insomma si porta crossbody e quindi è una borsa veramente molto comoda. Si apre in questo modo con l'automatico, vedete, ne ha due. All'interno è tutta fatta di camoscio e ha due ganci per la tracolla che è all'interno. È abbastanza vecchiotta perché in alcuni punti ci sono delle linee che sono arrugginite, vedete? Quindi, però vabbè, non mi interessa perché tanto comunque la borsa si può usare benissimo. Allora, attacchiamo il moschettoni. La cinghia è regolabile, quindi in qualsiasi parte. Ok, così. E è fatta in questo modo. Allora, ha una tasca grande sul davanti, una tasca in mezzo, una tasca sul retro appunto di cortesia con la zip, dove all'interno appunto ci sono i cartellini della Martina, e c'è anche una salviettina appunto per la pulizia degli occhiali, e sul retro c'è un'altra tasca, ok, con la calamita, vedete, che si chiude e quindi si può tranquillamente sfruttare. Allora, vediamo cosa ci sta in questa borsa. Allora, incomincerei con ovviamente la pochette, no, tirerei fuori appunto le cose che ci sono dentro nella Eddy, che è davvero una borsa comodissima, ragazzi. Allora, documenti, qui abbiamo la chiave della macchina, mascherina, qui abbiamo un'altra mascherina, siamo pieni di mascherine, qui nient'altro, qui abbiamo gli occhiali da sole, i fazzoletti di carta, i cerotti per le scarpe e le chiavi, e qui abbiamo un rossetto, un igienizzante, un profumo e basta, direi. Chiavi non so dove sia, ok, comunque la borsa, la Eddy, è vuota, la mettiamo qua a fianco. Allora, andiamo a vedere cosa ci sta in questa borsa. Allora, come prima cosa direi sulla tasca posteriore il cellulare, ok, che ci sta benissimo dentro perché vedete la tasca è fonda e ci sta divinamente. Poi sempre dietro, secondo me, potremmo farci stare le due mascherine che servono a portata di mano. E ok, poi all'interno apriamo la borsa in questo modo, ci possiamo far stare. Allora, nella tasca anteriore qua davanti io metterei i documenti, questo salviettina, il portacarte di credito, ok, questo qui è un campioncino della Capture Totale che mi sa che dovrò comprare per la pulizia del viso, però lasciamolo in disparte un attimino. Poi nella tasca grande, cioè questa, sicuramente il portafoglio, che tanto è piccolo, ci sta, il portachiavi, che ci sta benissimo, ci stanno anche gli occhiali, ok, i tic tac, i fazzoletti di carta, tranquillamente, una e uno, due, ci sta tutto, ragazze. Poi il profumo, guardate, ci sta qua nel lato. Ok, l'igienizzante idem qua a fianco, guardate, si vede bene? Direi di sì, eh? Poi, perché la misura è ottima di questa borsa, questo gloss, ok,
e qua sul retro ci potrei far stare i compid, questi cerottini, che però mi sa che non ci stanno, le chiavi della macchina qui davanti, magari sul retro ci facciamo stare questa piccola, questa piccola salviettina per gli occhiali. Possiamo anche chiudere la cerniera e basta, direi, perché il compid non mi ci sta. Dovrei metterlo così in prima vista, vedete, però non mi piace, perché se poi devo tirar fuori le cose mi viene fuori tutto, quindi questo eventualmente lo lasciamo a casa insieme alla pochette. La borsa così è piena, andiamo a chiuderla con un automatico. Due, eccola qua, la borsa è perfettamente chiusa, scusate, e si può portare tranquillamente a crossbody. Aspettate che mi sia girato il coso, ecco, così direi che è perfetta. Voi che dite? È molto pratica, se dovete usarla anche per andare a fare la spesa. Adesso mi alzo e vi faccio vedere, vedete, la misura è giusta, guardate. Quindi secondo me si può tranquillamente portare per quando si va anche a fare la spesa. È una borsa molto sportiva, di un colore molto bello, perché la pelle è davvero molto bella, e secondo me nonostante sia una borsa datata si può tranquillamente usare, soprattutto perché quest'anno si usa molto questo colore, quindi ho intenzione appunto di usarla anche se è una borsa veramente molto datata. Spero vi sia piaciuto questo video, non è un review, questo è un video nuovo, un What's in My Bag nuovo, perché con la Martina non l'avevo mai registrato e quindi ho ritenuto opportuno registrarvi questo video. Se avete domande, mi raccomando, scrivetemele sempre sul canale, che mi fa molto piacere. E che dire, io vi aspetto alla prossima, seguitemi sui social, nella pagina di Instagram, e ci vediamo alla prossima sul mio canale. Grazie, ciao! Thank you.